Avviare in maniera sicura e sostenere l'allattamento al seno sono gli obiettivi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF si sono proposti già da diversi anni. Come ha proceduto l'ASL Salerno? L'ASL Salerno nel 2022 ha formato 25 formatori per quanto riguarda l'allattamento al seno. A loro volta questi 25 formatori a cascata devono poi organizzare corsi di 3 giorni delle 20 ore per esecutori in allattamento materno, e questo è stato fatto praticamente già da quest'anno. Abbiamo avviato i primi 2 corsi, il primo a maggio 2023 e il secondo ad ottobre 2023. Sostenere l'allattamento nel seno nel tempo è fondamentale, perché significa naturalmente far continuare un allattamento ad una mamma, ma fondamentale in questo caso è che l'azienda, in questo caso l'ASL Salerno, abbia aderito ad una policy aziendale. Ma che cosa significa policy aziendale? Qualunque operatore che si trova nell'ambito di questo percorso avrà assunto tramite questa formazione delle tecniche e del linguaggio comune a tutti gli altri operatori, per cui l'utenza, in questo caso la mamma, il papà, che sono praticamente molto spesso presi da diverse informazioni che vengono da più parti, possono seguire dovunque loro vanno in questo percorso nascita, che sia il ginecologo, che sia l'ostetrica, che sia il territorio, col che sia il pediatra di base, tutti risponderanno a quella domanda nella stessa maniera. Questo è il nostro obiettivo per quanto riguarda la policy aziendale. Al termine di questa chiacchierata io vi voglio lasciare gli auguri da parte mia, da parte di tutto il personale sanitario e da parte della direzione strategica dell'ASL Salerno, che ha permesso tutto ciò. Un augurio alle future mamme, alle neomamme e soprattutto ai papà, perché in questo momento vivete questo momento dell'allattamento come un momento in cui state costruendo un rapporto con il vostro bambino, perché ricordatevi bene, la bocca per il bambino non è soltanto nutrimento, ma è anche comunicazione.